Primi tasselli per il nuovo Biceglie 2020-2021. Nella giornata di ieri, infatti, la società nero-azzurro stellata ha comunicato le prime cariche dirigenziali, a partire da Vincenzo Racanati, che ricoprirà la carica di presidente. Il ruolo di direttore sportivo sarà invece ricoperto da Livio Scuotto. Il dirigente napoletano, dopo una lunga carriera da giocatore, ha lavorato con la Fragolese in eccellenza e, successivamente, Giuliano in Serie D nell'ultima annata, chiudendo al terzo posto in classifica. A fare il punto, in casa Biceglie, è stato il responsabile della comunicazione Vito Daddato, intervenuto nella trasmissione Ma che calcio fa?, mettendo in risalto il coinvolgimento di imprenditori locali al centro del nuovo progetto. Abbiamo con ovviamente la firma di Vincenzo Racanati fatta dal notaio, rilevate le quote della società ex di Canonico, è iniziata l'era del Biceglie e dei Bicegliesi. Quindi noi siamo tutti componenti, tutti imprenditori bicegliesi che inizieremo, diciamo, la nuova avventura del Biceglie Calcio. L'obiettivo sarà quello della permanenza in Serie D, ma soprattutto di recuperare feeling con la piazza, coinvolgendo il maggior numero possibile di appassionati al Ventura. Del tempo, perché noi da oggi ci mettiamo già al lavoro e quindi c'è il tempo per allestiremo sicuramente una rosa competitiva. Abbiamo ovviamente l'obiettivo della salvezza dichiarato, però ci vogliamo divertire, vogliamo portare tanta gente allo stadio, tanta, sottolineiamo questa cosa. Ballottaggio intanto per la guida tecnica. In lista il biceglise doc Aldo Papagni, nelle ultime stagioni dirigente dell'Unione Calcio Biceglie, e il campano Sergio Lacava. Certo invece della firma è Simone Fanelli, centrocampista classe 1997, che torna in nerazzurro a 4 anni di distanza dall'ultima stagione disputata. Giorni caldi in casa Biceglie, attese novità nelle prossime ore. Sono nomi reali, ma noi ufficializzeremo il resto della componente tecnica, oltre ovviamente a quello alla figura di Livio Scuotto che abbiamo ufficializzato ieri sera, ufficializzeremo domani tutto il resto della componente tecnica, quindi bisogna avere solo altre 24 ore di tempo di pazienza.